Finalmente ricomincia anche il campionato di Albino Leffe e Caldiero Termino, giornata storica per il Caldiero che debutta tra i professionisti, lo fa sul campo di Zanica, sul campo dell'Albino Leffe che ha terminato tredicesimo la scorsa stagione e vuole ripartire sempre con Giovanni Lopez in panchina e fare un campionato anche migliore. Cristian Suave al debutto invece sulla panchina professionistica con il Caldiero che passa subito in vantaggio con il suo numero 97 al dodicesimo minuto, segna un gran gol Cazzadori che porta subito in vantaggio la squadra veronese. 8.000 abitanti, un comune piccolissimo, l'anno scorso ha fatto un miracolo dalla Serie D vincendo il girone B, adesso si trova tra i professionisti subito in vantaggio, poi arriva anche il pareggio dell'Albino Leffe su sviluppi di palla inattiva. Baroni che aveva fatto l'errore nel primo gol di Cazzadori riesce a sfruttare una palla inattiva, 1-1 al termine del primo tempo. Qui è bravo a sfruttare la torre perfetta Baroni e a girare con il destro direttamente in porta. Secondo tempo che inizia ancora sotto il segno dell'Albino Leffe con Zoma che fa un gran numero, poi un po' fortunato anche se vogliamo Zanini, se la ritrova lì. È il primo pallone toccato dopo 36 secondi dal suo ingresso in campo, riesce a segnare il gol del 2-1, era entrato al posto di Giannini, il numero 8 Zanini che dopo 36 secondi riesce a riportare in avanti l'Albino Leffe. Zoma ancora scatenato, se ne porta due nello zainetto, poi spara alto questo destro direttamente sul fondo. Zoma partita super positiva, Caldiero che però è vivo e guardate come reagisce con il secondo gol di Cazzadori che riesce a fare il suo doppietta personale, non aveva mai segnato tra i professionisti in 17 partite l'anno scorso con l'Arzignano, ne fa due in 62 minuti di gol con la maglia del Caldiero. Ancora Zoma, va sul fondo, palla dentro e Longo con il tacco, solo Giacomel e un suo miracolo riescono a dire di no a una grande giocata del numero 9 dell'Albino Leffe. Ancora Zoma molto ispirato, Longo prolunga di testa, Zanini, la finta, Zanini vicino alla doppietta personale, qui schiaccia troppo il suo destro, voleva imitare la doppietta di Cazzadori ma non ci riesce Zanini. Poi il Caldiero al 91esimo minuto non smette di lottare e Furini dalla panchina segna il gol del definitivo 3-2, ed è un gol storico per il Caldiero perché consente la prima vittoria della squadra veronese tra i professionisti. Eccolo qui, un gol non facile, controllo non semplice, ma Furini riesce comunque a ricoordinarsi, a spedire il pallone all'angolino, non può fare nulla Marietta. Tre fischi e tre punti che vanno al Caldiero, prima sconfitta stagionale nonostante una buona prestazione per l'Albino Leffe.